Non c'è più tempo da perdere. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ad altri 5 capi di Stato, Croazia, Grecia, Malta, Portogallo e Slovenia, lancia un appello all'Unione Europea, agli altri paesi del Mediterraneo e alla comunità internazionale affinché prendano tutti iniziative urgenti ed efficaci, impegnandosi a scongiurare il cambiamento climatico e per far sì che questo rimanga in cima all'agenda politica. È dovere di tutti agire in questa direzione. Papa Francesco a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù incontra gli studenti dell'Università Cattolica Portoghese. Spiega che il titolo di studio non serve per costruire benessere personale, ma come un mandato per dedicarsi a una società più giusta e inclusiva. C'è la necessità di impegnarsi per la cura dell'ambiente, ridefinendo ciò che chiamiamo progresso e evoluzione, perché questa, sottolinea, è la generazione che può vincere questa sfida. Un filobus con le persone che andavano al lavoro è stato bombardato in mattinata a Kherson, in Ucraina meridionale. Ci sono diversi feriti. Le bombe erano dirette contro una cattedrale. Il filobus è stato colpito mentre passava a fianco. Durante l'estinzione dell'incendio nella cattedrale di Santa Caterina ci sono stati ripetuti bombardamenti, ha riferito il Ministero degli Interni. 4 dipendenti del servizio d'emergenza sono rimasti feriti. Poi è stato preso di mira anche il filobus. Droni russi invece sono stati lanciati nuovamente su Kiev. Joe Biden chiede l'immediato rilascio del presidente del Niger Mohamed Bazoum, deposto da un golpe militare. In una dichiarazione pubblicata dalla Casa Bianca in occasione del 63esimo anniversario del Niger, il presidente americano avverte che il paese africano sta affrontando una grave sfida alla sua democrazia. Il popolo nigeriano ha il diritto di scegliere i propri leader, ha espresso la propria volontà attraverso elezioni libere ed eque e tale volontà deve essere rispettata. Tutto rinviato di 2 mesi, l'Aula della Camera ha approvato la questione sospensiva della maggioranza sulla proposta di legge dell'opposizione sul salario minimo. Dunque non se ne parla prima di ottobre. Per questo, al termine della votazione, dei banchi delle opposizioni che hanno presentato la proposta di legge unitaria con l'eccezione di Italia Viva, si sono levati i cori con alcuni deputati che gridavano vergogna, vergogna. Nuova notte di arrivi a Lampedusa, sono sbarcati 372 migranti, 8 le imbarcazioni soccorse, 2 delle quali dell'ONG Astra. Le motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza hanno salvato gruppi di persone provenienti da Burkina Faso, Guinea, Nigeria, Costa d'Avorio, Mali e Camerun. Tutti sono stati portati all'hotspot, dove al momento si trovano 769 ospiti. Una frase e tante polemiche. Piero Fassino ieri in aula ha difeso gli stipendi dei parlamentari con una frase che non è piaciuta a molti: non è uno stipendio d'oro. Lui voleva lanciare un messaggio conciliante, ma in realtà ha creato una reazione esattamente opposta. L'ex segretario dei DS, oggi deputato PD, ha sventolato in aula il cedolino del suo stipendio da parlamentare prima di votare il bilancio della Camera. E siccome il bilancio della Camera affronta anche il tema delle indennità, vorrei ancora una volta, mi rivolgo a tutti i colleghi e chiedo attenzione, perché uno dei luoghi comuni della campagna che si sviluppa è che i parlamentari, in particolare i deputati, godono di stipendi d'oro. Ora, io ho qui con me il cedolino del luglio 2023 che tutti avete ricevuto, da cui risulta che l'indennità lorda parlamentare è 10.435 euro, da cui giustamente, e sottolineo giustamente, vengono defalcati il prelievo IRPEF, l'assistenza sanitaria, la previdenza dei deputati. A proposito dei vitalizi, per la previdenza sono 1.000 euro al mese che vengono defalcati, le addizionali regionali, le addizionali regionali e le addizionali comunali. Fatti tutti questi giusti prelievi, l'indennità netta di qualsiasi deputato, tutti noi, perché questo cedolino è uguale per tutti, è 4.718 euro al mese. Un atto di trasparenza in difesa delle accuse mosse ai parlamentari di percepire stipendi troppo alti, ha spiegato Fassino, ma si dissocia dalle sue parole la segretaria del PD, Elly Schlein. Spiega che Fassino ha parlato a titolo personale, in dissenso rispetto al voto del PD, che continua a battersi per il salario minimo. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì una perturbazione atlantica giungerà sull'Italia, determinando un peggioramento dapprima al nord ma anche sulle regioni centrali e provocando un sensibile calo delle temperature. Fenomeni temporaleschi localmente intensi potranno riguardare molte nostre regioni. Ma passiamo alla mappa della nuvolosità, che vede questo fronte nuvoloso avvicinarsi verso il nostro paese e darà luogo a un break temporalesco con associato un sensibile calo delle temperature, fenomeni che interesseranno dapprima le regioni settentrionali
invernali, come possiamo vedere dalla seconda grafica, con fenomeni temporaleschi che appunto interesseranno dapprima il nord, ma poi si estenderanno anche alle regioni centrali, e localmente i temporali potranno assumere anche carattere di forte intensità con grandine e colpi di vento. Temperature che andranno calando poi nell'arco della giornata a partire dalle regioni settentrionali. Avremo dunque un tempo per lo più ancora stabile sulle regioni meridionali e le isole maggiori, ma con tendenza all'aumento della nuvolosità sul finire del giorno. Al centro-nord invece il contesto sarà particolarmente instabile, a tratti anche perturbato, con sviluppo per acquazzoni e temporali, come dicevamo, localmente intensi, e temperature in netto calo e anche un rinforzo dei venti a partire da nord. Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo.